Lucas, durante solita prova brillante la tua, però diversi tentativi di abbattere il tabellone oggi. Oggi all'inizio non stava facile di prendere la porta, poi al secondo tempo sono riuscito, ma questo non è importante. L'importante è che la squadra ha giocato bene, ha fatto questi 3 punti che per noi erano fondamentali. Pure come sulla carta era una partita facile, ma poi all'inizio siamo messi male lì, siamo riusciti a fare gol solo dopo 5-6 minuti, ma l'importante è che alla fine abbiamo vinto. Solitamente capita che quando l'avversario non è di grosso valore, la Libertas fatica a entrare in partita. È vero, c'è qualche partita lì che abbiamo qualche calo di concentrazione, poi dopo che prendiamo qualche ammassata lì, qualche contropiede, che ci svegliamo e facciamo il nostro gioco, che poi alla fine con la nostra squadra, che è fortissima, non c'è un paragone, alla fine vinciamo con questa squadra. Solo che non possiamo giocare così contro squadre più forti, che per noi se la partita ci mette male. Sabato a Mirto, che partita vi aspettate? Sicuramente una partita difficilissima. Sappiamo che loro al campo loro lì, la tifoseria fa un po' di tumulto lì, e la nostra squadra fora ultimamente non sta giocando tanto bene. Dobbiamo allenare bene questa settimana per andare lì, e dobbiamo vincere, che sono altri 3 punti fondamentali che dobbiamo prendere per forza. Gustavo Bavaresco, oggi la terza ammonizione. Temi per le gare prossime? Adesso sto un po' preoccupato perché la prossima munizione sto fuori di una partita e dobbiamo pensare se prendo gialli per non giocare una partita troppo facile. La tua prova al servizio della squadra oggi, tuo l'assist per il gol di Miri? Sì, non, oggi non hai fatto gol, ma mi piace pure dargli assistenza per mio compagno. L'altra volta un altro tuo compagno ha fatto far gol a Miri Zerenato, poi non ha segnato per 3 gare. No, io non mi preoccupo in fare gol, se sono io che faccio gol, Zerenato, Mirio. Il mio pensamento è che la squadra vince, noi vinciamo il campionato e pronto, se faccio gol sto felice, se no pure. E il Grêmio che cosa fa secondo te? No, il Grêmio quest'anno sicuramente è campione di Libertadores, sicuro.